Bene, Muli, adesso andremo a Castell'Arquato. Castell'Arquato. E perché andiamo a Castell'Arquato? A quanto pare, tra questi borghi medievali della provincia di Piacenza ci sono dei collegamenti e quindi andiamo a vedere Bon, basta, perché. te l'ha già parlato troppo. Com'è che abbiamo conosciuto Castell'Arquato? Ci è andato uno youtuber che ci segue e noi seguiamo lui. Camper Sì, e diciamo il nome del canale, dai. Giama, Campergiama. mitico. È lui che ha fatto il video su Castell'Arquato qualche settimana fa e quando riusciamo guardiamo anche i suoi video. Quindi grazie per averci fatto conoscere questo posto e adesso noi andremo a visitarlo e lo vedremo con i nostri occhi. Bene, Muli, noi andiamo avanti. A dopo. Pronti, partenza. Via. Amor. Rubata? Guarda la strada, che ci sono le cose, c'è la discesa e i tornanti. Capito, amore, sto andando piano, Lo non è che vedo che sto stai andando facendo. piano, ma stai anche riprendendo. Fermati, cosa c'è? Lasciamo passare la macchina? Mamma Mamma mia! mia, ma c'è il burrone qua. Vabbè, dai, cosa vuoi che sia? Amore, devi stare serena. Faccio io le Ma riprese. resto. C'è il problema. Non c'è problema. Sai quante volte le facevo col vecchio? Non mi interessa. Da E col vecchio ero da solo. solo fai quello che vuoi. Ah, che paura che hai! Guarda qua. Guarda qua, Ci guarda là, incliniamo. e il rollio va di là. Qua qua, qua 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 qua. La la la, il Ho fatto camper sì, sul urla. fianco. Guarda che panorami. Amore, guarda. Guarda che bello. Guarda la strada. Guarda, adesso cadiamo giù e Dai, vedrà. smettila! Amore, stai serena, eh? Ho capito che. Perché se no tu ti fai la addosso. Quindi era una stradina stretta. Direi, amore. Se no chi ti sente te? Allora va bene. Allora devo fare il giro del mondo per agevolare il suo cuore. Ricorda, dove c'è la strada si passa. Io adesso allungo e faccio più chilometri perché tu hai. Ciao Muli, come sei? Buona giornata a voi, buon pomeriggio, buona serata, a seconda di quando vedrete il video. Oh, scusate, mi metto più di qua che c'è il sole. Ah, che fantastico! La temperatura è già gradevole e non so quanti gradi ci sono, ma si sta veramente bene. Allora, ci troviamo da Castell'Arquato. Siamo arrivati ieri nel pomeriggio, prima di metterci a lavorare sul blog, sul video, sui nuovi video che stiamo facendo, le foto per Instagram e quant'altro, siamo andati già a dargli un'occhiata. Bellissimo centro, veramente un bel centro storico e molto più grande di Vigolevo, e lo preferivo di più Vigolevo, era tutto concentrato lì dentro le mura del castello, però anche questo è figo. Sono due cose che non mi sono piaciute così da chitto di questo posto, di Castell'Arquato. Il primo, che c'è traffico di macchine all'interno.
È più grande di Vigolevo, e la gente ci abita e giustamente ci deve andare a casa. Però è anche peccato vedere nella piazza principale le macchine, magari tenerle da parte, e questo rovinava il paesaggio sia per fare le foto che per i video, ma anche proprio per ammirare la bellezza che c'è attorno. E poi la seconda cosa è che comunque ho visto delle case. Allora, tendenzialmente tutte le case sono fatte di roccia, mattone, a vista, così. Ci sono delle case in alcune viuzze che hanno messo sull'intonaco, quindi sono tutte dritte e pitturate di qualche colore, se non ricordo se giallo, bianco, insomma, vabbè, non ricordo. Come dicevo, non ricordo, però vedere nel contesto tutta questa bellezza di case di pietra storiche proprio, medievale, vedere le case messe moderne, diciamo, è come un pugno nell'occhio, mio punto di vista. Poi, per l'amor di Dio. Vabbè, adesso Lucy sta finendo di pulire Junior. Sempre lì che lustra. Vabbè, dai, meno siamo nel pulito. E andremo a farvi scoprire, a farvi vedere anche a voi Castel d'Arquato. Ogni tanto i nomi mi sfuggono. Vabbè, dai, Moli, a più tardi. Pazzesco Muli, adesso ho trovato una pietra qua per terra e per posizionare la telecamera perché no, ero troppo basso seduto nella panchina, come avete visto un attimo fa, e prendendo sta pietra ho trovato una conchiglia incastonata. Chissà da dove arriva, pazzesco. E siamo nell'Appennino, no, nell'Appennino, qua nei colli Piacentini. Il mare è un po' distante da qua. Ah, Muli, non vi ho detto una roba, la sosta notturna. Abbiamo dormito tranquillamente, hai dormito bene? Sì. Silenzio, c'è stato rumore? Bello, no. Ok, abbiamo dormito tranquillamente e abbiamo dormito nel parcheggio del cimitero. Quindi non è facile, difficile trovarlo. A parte che era segnato anche su Parfornite, tre parcheggi qua a Castel Arquato. E questo era uno di questi. Abbiamo i bidoni della differenziata, i servizi pubblici, i bagni e la fontanella dell'acqua, solo che la fontanella dell'acqua ora in questo periodo che è inverno è chiusa e quindi non abbiamo potuto usufruirne per riempire i boccioni per farci l'acqua della pasta e quant'altro. È gratuito, abbiamo dormito con altri 6-7 camper. Sì, 6-7 sette. camper, ma noi eravamo nell'angolo, belli tranquilli, avevamo uno vicino, però non ci siamo dati fastidio. Quindi, se volete venire a Castel d'Arquato, potete dormire qua. Ad oggi, al 15 di febbraio, 16 febbraio, quello che è. Se domani mettono il divieto, non è causa nostra. Ovvio. Muli, e specialmente mule, e anche a te, Lucio, amore mio. Adesso vi faccio vedere una cosa che si usava a fare tantissimi anni fa. Eccola qua dietro. Non so se si vede, vi farò la panoramica dopo. Ecco, sai cos'è questo posto? Morre. Sembrano dei lavatoi Esattamente, dove le massaie una volta andavano a fare il bucato a a mano, mano non come adesso che tic, o mettiamo i soldini dentro per le o lavatrici col wifi da casa, o col wifi di da casa. fuori dal lavoro fai a partire la Hai lavatrice. capito la Certo. modernità dove ci ha portato a non fare niente? Qua invece era un modo per tenersi in forma, perché si faceva ginnastica, si sollevava pesi, quindi non serve andare in palestra. Povere donne, altro Eh sì, che beh, quello sì. . Ma in modo, anche una cosa che poteva essere positiva, era il fatto anche di socializzare con le altre persone del posto. Ah beh, certo, era un ritrovo, è l'unico Dove posto che... dove lavare i panni. Esatto, dove che al giorno d'oggi tendiamo tutti a mandarci a quel paese a non socializzare per vari motivi, specialmente nelle grandi città, sto notando sta cosa e Milano mi insegna. E qua no, invece si usava a socializzare anche in questa maniera. Parliamo di Anche 50 anni fa, beh, ma tanti. neanche tanti anni fa, Vabbè, si andava anche al 40, fiume 50, sì, si andava anche al fiume insieme con le ceste. e via. E quindi questo è il posto del lavatoio. Adesso vi faccio vedere la ripresa dall'alto meglio.
Eccomi lì, questo è il contesto che vi dicevo prima, case di mattone e pietra e là dietro con l'intonaco. Adesso vedrete sovrapposizione immagini. È come un pugno nell'occhio perché è così bellissimo sto borgo, vederlo, guardate, tutto di pietra e cose. E vedere l'intonaco è veramente, no, perde valore, però hanno dovuto mettere a posto la casa, il cappotto, ecco, questo è un altro che vi dicevo, guardate, intonaco, tutto bello liscio, pitturato di un colore così, e a fianco c'è la pietra. Secondo me non dovrebbero fare queste cose, però è così, e ce la teniamo così, ce la facciamo piacere. Bene, andiamo lì sulla scalinata fossato. La passeggiata sta continuando, bello Castelarquato, è bello, niente da dire, solo che oggi è domenica e purtroppo Tanto la gente che vabbè viene a visitare, ok, ci sta, è domenica, c'è tanta gente, e che fanno parcheggiare proprio nel centro storico e sono brutte tutte queste macchine, tutto bellissimo, tutto antico, con le macchine parcheggiate, ma tante e sono Difatti brutte. l'avevo detto anche prima ai ragazzi, ai muli, che già ieri avevamo notato alcune macchine, solo che oggi, essendo domenica, sono le 11, c'è la messa, No, secondo me tutti. non dovrebbero farle arrivare fino a qua. Beh, certo, i residenti, d'altronde ci devono per forza arrivare, però Esatto, infatti tutti gli concordo altri con te, però è così e dobbiamo. rovinano un po'. Deturbano il paesaggio. Esatto, Ah, deturpano, deturbano. Io No, sono turbato da questa cosa. Vabbè, continuiamo il giro, dai, muli. Amore, allora tutto a posto? Sì? Mi sa che avevi qualche problemino. Ti ho visto che ti eri seduta lì. Come Sì, mi sono riposata un attimo, mai? perché qua sono tutte salite scalini. È bello anche questo dei borghi storici. E lo so, via, anche se ci però sono troppe pesanti. macchine. Eh sì, caspiterina, quasi c'è traffico. Qua ne arriva una. Vabbè. Infatti un'altra che ne arriva. Una è passata 10 secondi fa. Peccato veramente per le macchine, ce ne sono troppe veramente. Ah, che bello sto cunicolo, sto passaggio, troppo figo. Amore, non senti un certo odore anche? Bistecca, io c'ho fame. Di bistecche, fame, sono appena le 11, No, sono le amore. 11:30. Vabbè, Io no, invece c'è l'odore di legno, sì. di camini, di Sì. caminetti accesi, stufe accese. Guarda. Oh, guarda che spettacolare che è qua. Come potete vedere anche voi, muli, adesso vi farò una panoramica. Però
E quindi dicevo, questa cosa bella di sentire anche gli odori in questi borghi è fantastico, no? Odori antichi. Gli odori antichi, esatto. Poi ci mettiamo sopra da mangiare qualcosa sulla fiamma, non Che ci piace. fame. Guarda che bello sto passaggio, fatto tutto di mattoni, fantastico. Laga sempre fame. Bene, Muri, eccoci qua. E Castell'Arquato gli abbiamo dato un'occhiata. Bella, caotica oggi, domenica, colpa nostra che siamo arrivati domenica, ma ci è capitato così. Bene, cosa vuoi dire? Amore, lussi. Vedi, mi metti sempre. Cosa devo dire? Cosa devi È dire? carina, che è bella. Certo che i tuoi aggettivi ogni volta sono. È un bel borgo, molto antico, bello, tutto medievale, tutto. È così, si vede, no? Può parlare, Certo. può parlare. Che Che. Va bene, dai Muli, noi adesso cambieremo paesino e noi vi salutiamo qui e ci vediamo al prossimo video.